progetto è un progetto complesso che prevede il coinvolgimento di 4 dipartimenti dell'Università di Genova. E l'università è soggetto attuatore e ha come obiettivo quello di costruire attorno all'isola della Gallinara una consapevolezza rispetto al turismo sostenibile, dare una valorizzazione di tutti i servizi ecosistemici del territorio, della ricchezza, varietà di natura, di fauna, flora, in maniera tale da creare un sistema economico sostenibile che porti ricchezza, ma sia anche sostenibile e rispettoso ovviamente della società. Quindi al termine di questo percorso di 2 anni, durante il quale noi andremo a interloquire con i cosiddetti stakeholder, cioè con le amministrazioni pubbliche, amministrazioni locali, ma anche le società, le aziende, le imprese che lavorano sul territorio, i ragazzi delle scuole, tutta la comunità, andremo quindi a costruire un sistema economico sostenibile focalizzato attorno all'isola della Gallinara. Come si può vedere dall'immagine che è proiettata alle mie spalle, abbiamo identificato un'area di studio all'interno della quale ci sarà un progetto pilota che prevede la costituzione di una piscina naturale, ma temporanea, delimitata da delle boe, quindi assolutamente rimovibile e con nessun impatto ambientale, che ha come obiettivo quello proprio di essere una prima iniziativa pratica di realizzazione di questo obiettivo. Però il risultato finale è costruire una comunità che veda nella sostenibilità del turismo un nuovo modo di crescita economica e dia valore all'isola della Gallinara, al territorio, e porti quindi anche un futuro di turismo sostenibile per tutta la collettività, non solo d'estate ma anche nei periodi di, chiamiamole così, bassa stagione. Abbiamo investito sia a valere dei fondi PSR che sui fondi FEAP e con i fondi dello strategico del presidente Toti, proprio per rilanciare quella che è un'area con tutta una serie di pregi. Abbiamo un'isola che ha una biodiversità straordinaria, con oltre alla macchia mediterranea solita anche un numero importantissimo per quanto riguarda le floricole. Per quanto riguarda l'area marina, dei fondali, delle grotte dove vivono sia animali che organismi vegetali di particolare pregio, poi con grazie anche a un lavoro fatto con sovrintendenza, università, capitaneria, amministrazioni locali, queste due boe che diventeranno un'area tra costa e isola dove sarà possibile fare tutta una serie di attività e promuovere veramente a 360 gradi quello che è il marketing territoriale, a partire veramente da quello che abbiamo, ovvero un'agricoltura di prestigio, di eccellenza, a un'area di mare particolare, sfruttando anche, perché no, quelli che sono gli ittiturismi e pescaturismi che nell'area che parte da Loano fino ad Andorra sono circa 7 sui 50 totali che caratterizzano la regione Liguria. Credo che l'isola possa diventare un po' un riferimento per tutte quelle città costiere, quindi non solo Albenga ma tutte le città vicine. Quando si dice fare un discorso di campanile, non dobbiamo fare più discorsi di campanile, ma poterci proporre l'Europa in modo chiaramente diverso. E forse ecco, l'isola potrebbe diventare il nostro campanile, cioè il nostro e delle città vicine, perché veramente soltanto così potremo avere la forza di diventare attrattivi in Europa da un punto di vista turistico e avere anche un po' la consapevolezza dell'importanza del nostro territorio. Quindi insomma, credo che sia uno dei progetti più importanti che stanno per partire per tutta quella che riguarda la nostra zona, quindi abbiamo tutta la disponibilità e l'aiuto per cercare di svilupparlo al meglio. Il fatto che l'Europa insomma sia in prima linea a portare avanti questa progettualità è, come dicevo prima, un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Dobbiamo aspettarci un'unità di intenti straordinario che vede coinvolte regioni, l'università, il comune, la sovrintendenza, i beni culturali, perché la volontà è di utilizzare, di sfruttare, nel senso ovviamente buono del termine, una realtà storica come questa, che di fronte alle nostre coste, di fronte alla città di Albenga, che ha anche un valore storico e culturale non da poco, e di vedere, di come dire, valorizzare una zona ambientale straordinaria che però non può essere abbandonata a se stessa o degradata. Quindi insieme a diversi enti abbiamo iniziato un tavolo di lavoro che credo che possa portare dei risultati ottimi anche nel breve tempo. Oggi viene presentato già un primo studio di fattibilità e noi come regione siamo coinvolti con più enti. L'urbanistica ovviamente si occuperà e avrà la responsabilità importante della pianificazione del territorio
e uniremo anche formazione professionale, perché crediamo che anche delle realtà come la Gallinara possano essere, come dire, adibite per nuovi posti di lavoro nell'ambito della cultura, nell'ambito delle realtà museali, nell'ambito anche dell'ambiente, perché è un ambiente straordinario la Gallinara, e quindi credo che abbia tutte le caratteristiche per essere messa al centro di una valorizzazione culturale, ambientale e turistica della Liguria.